collegarmi col primo artista ricordandomi che il fatto di poter scaricare l'applicazione di Billboard Italia e quindi fare l'abbonamento per cui trovare il nostro magazine, le notizie musicali, le classifiche, darà la possibilità al più fortunato di poter fare un meet and greet con gli artisti protagonisti di Billboard Calling for the Music, che saranno proprio i protagonisti anche della cover di questo numero speciale di Billboard Calling for the Music. Sono stato chiaro? Ditemi se sì o no, io sono già contento così e vado a collegarmi. Un terzo di questo gruppo faremo, vediamo dov'è. Allora, vediamo se lo vedo, eccolo qua, parto da. Eccolo! Sono Sei stato chiarissimo. stato chiarissimo, Super Piero. Ti chiamo così, Super Piero, che fai sempre 1500 robe anche se sei in quarantena. Come stai, Stefano? Sto bene, sono carico come una molla e inizio subito ringraziandovi perché, come sempre, sulla questione di essere dei grandi artisti, voi il volo non avevo assolutamente dubbi, lo sai, ma sul fatto che eravate bravi guaglioni, lo sospettavo perché ci siamo incrociati un po' in giro, ma durante questa quarantena la mia stima è cresciuta esponenzialmente nei vostri Addirittura, confronti. meno male. Assolutamente sì. Allora, intanto ti chiedo come stai, ovviamente, come te Sto la stai bene, passando? sto benissimo, anzi, fortunatamente a casa stiamo tutti bene, riempiamo le nostre giornate facendo tantissime cose, nonostante stiamo in casa. L'unico motivo per uscire, devo dirti, è l'allenamento. Vado a correre un po' al mare, però vado negli orari un po' deserti. Strategici, Sì, ma sì. più per paura che ti inseguano tutte le fan che sono innamorate di te, o più in realtà per evitare di incontrare persone? Sarà un No, mix. il motivo è per evitare di incrociare le persone. Sai che a me fa piacere, sai benissimo. Stamattina, tra l'altro, c'erano tre ragazze che erano lì che mi guardavano mentre mi allenavo. Abbiamo parlato un po' a distanza. È stato molto. Molto carino parlare con loro, mi hanno consigliato tantissime serie televisive, molto, molto bello. Perché adesso stare a contatto con le persone, parlare con un essere vivente è strano, quindi Qua posso dirti, fa uno strano effetto, però è bello vedere che la gente in qualche modo è ottimista, mi piace vedere questo. non fa una piega, assolutamente. Allora, in tutto questo, sono contento perché stanno già arrivando le prime donazioni a UNICEF, che è l'associazione che avete scelto, durante questa diretta di, aiutare. Allora, però, intanto ti chiedo quali sono le canzoni che hai cantato più spesso in questo periodo, così. Allora, questo periodo ho studiato tantissimo, tanto, tanta opera. E con il mio maestro, paradossalmente, sto studiando di più adesso da casa che quando sono in giro. Sai, essendo in giro è complicato trovare l'ora per studiare. Quindi adesso ho fatto il mio calendario settimanale, 3 volte alla settimana faccio la mia lezione di canto, 2 ore, povero il vicinato, però Alle faccio. 5 e mezza, sempre rimasto quello l'orario. Adesso 5 e alle mezza. 5, alle Alle 5, 5, 5. dalle 5 alle 7. Sto studiando tantissime arie, la più bella per me adesso, quella che mi fa venire i brividi, è la Cavalleria Rusticana, quindi sto approfondendo questo studio. Dopo brani non sto ascoltando tanta musica, ecco, sto studiando tanta musica. Allora, dunque. Io sono rimasto affascinato dal fatto che hai promosso una raccolta fondi grazie alla quale hai donato non uno, non due, ben tre respiratori polmonari e 1800 mascherine per gli ospedali della provincia di Agrigento. Com'è nata questa idea per la campagna? Dai, parlamene un po', che sono È curioso. nata all'inizio, 3 giorni dopo il mio arrivo qui in Italia. Sai, all'inizio dovevamo ancora metabolizzare cosa stesse succedendo. Chiamando dei miei amici, colleghi, artisti qui siciliani, ci siamo riuniti, abbiamo cercato di fare qualcosa per aiutare nel nostro piccolo, questa situazione abbastanza inedita, scomoda. Abbiamo avviato questa raccolta fondi, c'è stata una bellissima risposta
concreta da parte delle persone, una bellissima risposta monetaria, economica. Abbiamo, con i soldi raccolti, abbiamo donato agli ospedali della provincia di Agrigento questi respiratori, tre respiratori, quindi ti fa star bene e sapere che c'è del buono, c'è del buono tra noi. Purtroppo arrivano solo a volte le brutte notizie, sono più le brutte notizie, però in realtà non sono di più le brutte notizie che le belle. Le brutte notizie si divulgano, quelle belle meno. E a leggere e vedere questa risposta da parte delle persone, vederle in faccia, sai, quando cammini la gente dice bellissima iniziativa, non è grazie a me, è nata l'idea, abbiamo avviato questa raccolta fondi perché con il nome, con la professione che svolgo, mi permette di parlare al nostro pubblico, a più gente, però in realtà la risposta è arrivata da chiunque, dalla gente che ci attorno. Beh, però posso dirti, è un gran gesto che ti fa molto, molto onore come tutte le varie manifestazioni ed eventi a cui avete partecipato in questo periodo, che avrò modo poi di sviluppare con gli altri due. Tu, tra l'altro, hai la sfortuna, tra virgolette, di essere il primo, perché io ho pronte un po' di robe. Sei pronto? Tu mi fai paura, ho seguito un po' delle tue dirette. Ogni volta metti sempre, sempre in difficoltà tutti. In qualche Allora. modo, con quel sorriso lì. Ma Ok, vai. non mi Tanto permettere mai. sono. Allora, intanto iniziamo così. Cantiamo qualcosina per tutti quelli che sono collegati. Partiamo facile, perché poi parto in maniera proprio. Cantiamo. Sì, accenna qualcosa. Accenna qualcosa, quello che vuoi, quello che vuoi. Fammi pensare. Dimmi un titolo, non me Allora, facciamo così. l'aspettavo. Allora, lo so che non te l'aspettavi, se no che divertimento c'era. Detto questo, chiedo allora ai primi che scrivono, il primo che scrive di selezionare Allora, qualche. hanno appena salutato. Ciao dal Messico. Ecco. Ciao dal Messico. Devi sapere che in Messico c'è un inno nazionale che si chiama Cielito Lindo. Ah, sì, certo. È conosciutissimo. E la cantava e l'abbiamo cantata dopo insieme. Ai 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 ai, canta in oiores, perché cantando si allegra un cielito lindo, lo Ragazzi, sono proprio contento, potessi ti abbraccerei, ma tanto capiterà molto Presto, presto. presto, Sì, presto. assolutamente. Anche perché le buone notizie stanno arrivando. Sì, assolutamente. Io incrocio tutto. Cosa possiamo Eh incrociare? sì, tutte le Tutte dita, tutte le le dita. dita, guarda, faccio anche così, faccio così e faccio così, fallo anche tu. Abbiamo Ma incrociato tutto. più che altro adesso dipende da noi. Dipende solo da noi. Abbiamo visto purtroppo certe risposte da magari ragazzi presi dalla gioia di uscire, tutti abbracci, baci, abbracci, assembramenti. Questa parola assembramenti ormai è l'incubo, assembramento. Oddio, dov'è? È vero, è vero. Senti, allora, io partirei con la prima challenge. Sei pronto? Vai. Allora, la prima challenge che abbiamo ideato, grazie appunto, ringrazio ancora Matteo e Maria Luigia, è The Music List. Allora, che cos'è The Music List? Allora, io ti mostrerò un'immagine che richiama una categoria. Ok? Ok. Tu in un minuto, ok, dovrai darmi più elementi possibili di quella categoria. Adesso te la faccio vedere così capisci. Per esempio, aspetta che preparo. Ecco qua. Allora. Aspetta, te la preparo. La categoria è questa. Bella. È anni 90. Ok? Ok. Quindi in un minuto, e qui voglio giocare anche con quelli che stanno seguendo la diretta in questo momento, in un minuto dovrai darmi più titoli possibili di canzoni degli anni 90. Aspetta, Dopodiché, ma posso facendo, cercarli? ma puoi cercarli, possono aiutarti anche da casa quando non cercare niente, ti devo dare io il minutaggio, non fare furbo, Ok. non fare furbo. Poi, Ok. dopodiché, giocherete tutti e tre, vediamo di voi tre chi sarà il più bravo. Aspetta, Ok? io mi porto avanti. Figurati, mi porto avanti. Ecco. Va bene, allora. Attenzione, mi scrivo il notaio, non puoi cercarle, è troppo semplice.
Va bene. Fatti aiutare dal massaggio leggendo. Serio, non è difficilissimo qua, però beh, manco ne conosco. Fatti aiutare dal pubblico, mi dicono. Può al massimo leggere i suggerimenti al pubblico, me lo dicono. Allora, ok, Ok. quindi ripeto a casa, da questo Guarda momento Ignazio che scrive, io inizio a cercare. No, ma lui è diverso. È lui diverso, non è la stessa. Ignazio, ti sarebbe piaciuto, eh. Anni 90, aspetta, anni 90. Dai, Quella canzone facile. Asere è anni 90, 2000. Tu, di titoli, io ti dico che sono buoni. Barbara, Allora, aiutami, bravo. aspetta, allora, Ok, vai. mi raccomando a casa, aiutate Piero. Quindi, 1 minuto, 3, 2, 1, vai. Allora, rhythm is a dancer. Aspetta, dopo ce n'è un altro, un attimo, Lucio Dalla, attenti al lupo. Le Perché stanno mi piace segnando tanto, tutte. mare, mare, na 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 na, quella lì, quella lì, essere a ere, Ed è no, 2000. ok, oasis, qua mi arrivano tutti nel banco, senti che mi stai mettendo in difficoltà, mi stai scherzando, hai ucciso l'uomo ragno, chi sei stato non si Ok, sa, quella è presa perché è 92. ok, perfetto. Dopo Quanti non mi secondi viene mancano? Chiedo alla regia. il nome. Datemi i tempi Spero per sia arrivato due. il minuto infinito. Vediamo. 20 secondi. Mancano 20 secondi. Aiutati, mandatemi qualcosa. The Summer is Magic, già l'ho detto. Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Quella come mai, ma chi sarai per stare insieme a te? Basta, mi fermo, basta. Ok, allora, ne hai dette un po', io Io sono nato chiedo. nel 93. Lo so, adesso aspetta, ci arriviamo quando tu pensi sia finito qua. Non è finita qua. Io vi voglio bene, lo sai, a tutti e tre, per cui adesso Sì, ma adesso arriviamo. devi mettere in difficoltà gli altri Allora, due. okay, aspetta, ovviamente. Allora, adesso vi ti diamo il risultato. Stanno facendo la conta. Intanto ringrazio a tutti quelli che da casa ti hanno aiutato, sono stati carinissimi. Grazie, Io mi sono sono preso arrivati anche le grazie a loro. bastonate. Sette, ne hai indovinate sette in un minuto. Mamma mia. Vediamo se gli altri fanno medio, ma tanto cambierà. Ok. Va bene, allora, detto questo, secondo me si è andata abbastanza bene. Passiamo alla seconda challenge, ok? Si chiama Chi me l'ha Birthday fatto fare? Chart. Era una Sì, raccolta fondi, ma tranquilla, sta andando però bene, tra l'altro, sta andando, molto UNICEF sta bene, andando molto bene. Adesso poi ricordiamo anche, allora, per tutti coloro che si fossero sintonizzati solo ora, vi ricordo, scaricate l'applicazione dei Billboard Italia. Fate l'abbonamento perché state guardando Billboard Calling for the Music. Piero, insieme al volo, ha aderito a questa iniziativa che è assolutamente per gli addetti ai lavori del settore musicale. Tutto il ricavato andrà agli amici di Music Innovation Hub durante tutto il periodo di questa campagna. Ci sarà la possibilità per il più fortunato di poter fare un meet and greet proprio con questi ragazzi. Detto questo, ti ho fatto prendere un po' di respiro perché Birthday Chart. Allora, Piero, tu quando sei nato? 24.06.93. 93, perfetto. Questo ti Ma fa tu. capire per quale motivo io abbia Ah, risposto solo a ma sette. adesso mi diverto, però aspetta, aspetta. Ma tu sai chi c'era al primo posto della Hot 100 di Billboard quel giorno? Io so solo che sono nato lo stesso giorno di Lionel Messi. Tanta roba. Che tanta roba. Scusa. Quindi, Quindi sei come nato il giorno. faccio? Ti dirò una roba. Io sono nato lo stesso giorno di, come giorno, di Cristiano Ronaldo. Vedi i casi della Pensa a vita. te, pensa a te. Ma Va bene. sai tirare un calcio di un pallone? Sì, no, a Cioè, pallone devo dire me la cavicchio. Poi sono non. terribile. Va Son bene. Dimmi chi c'era la top one, Italia o mondo? No, mondo, mondo, mondo. Allora, Michael ti Jackson. aiuto. Ti aiuto. Aspetta, ti aiuto. Ti aiuto. Ti do tre opzioni. Dai, sono buono. Sei pronto? Allora, ti do. That's the way love goes di Janet Jackson, Come on Down dei Duran Duran, What's Up dei Four Non Blondes oppure Whitney Houston con I Have Nothing. Secondo te chi c'era al primo posto il 24 giugno 1993 della Hot 100 di Billboard Chart? Mi verrebbe da dire Whitney Houston, ma ti do come risposta definitiva Duran Duran. Ti do No, chi un'altra è? possibilità. I Duran Duran erano al settimo posto. Dai, ti do un'altra possibilità. Guarda che ti aiutano da casa, ti That's the aiutano. way. Bravo! Era assolutamente That's Janet the way. Jagger.
Alla... No, ma non è quello, quello di Kissy Sunshine Band. Era quello un po' più... Era... That's the way that goes... Vabbè, ma quella lì, quella lì. Beh, quella lì, quella lì. Vai okay, un altro, detto, un altro. Detto questo, adesso diamo possibilità a coloro che hanno mandato, che dovete sapere, figlioli miei, che ogni volta che voi siete ospiti ci arrivano quintalate di domande. Mm-hmm. E poi noi dobbiamo fare gli incastri per riuscire a trovarne qualcuna. Quindi chiedo di girarmi le domande per Piero. Me le girate gentilmente così gliele leggo. Io mentre faccio l'iscrizione all'eredità, il programma. Perché oggi mi sembra di star lì. Allora, sì. Matteo ci chiede, anzi no, Kate Barone 93 ci chiede la cosa che non sopportate l'uno dell'altro. Ah, la cosa che non sopportiamo l'uno dell'altro. Non sopportavo il ritardo di Gianluca, ma devo dirti che col passare degli anni è migliorato tanto. Mm-hmm. Anzi, a volte è quello più puntuale. D'Ignazio non sopporta il fatto che ogni volta che siamo sul palco per il soundcheck prima di un concerto devi andare in ogni strumento a suonare, quindi perdiamo mezz'ora di tempo per sentire lui che fa la qualsiasi sul palco. Ok, la cosa più pazzesca fatta in tour, il volo lyrics ci scrive. Pazzesca fatta in tour? Ma di figuraccio di, o la cosa più no, bella? No, la più cosa più bella, presumo. Cosa più mostra... bella fatta in tour? Ne succede ogni tour, ogni giorno, ogni concerto succede sempre qualcosa di bello, di sorprendente. Devo dirti che cosa più bella che è successa, la prima che mi viene, che è successa in tour... a Boston, mentre cantavamo, è scesa giù la pioggia, ma non pioggia normale, come se non ci fosse un domani. E abbiamo cantato sotto la pioggia. Che figo! Abbiamo continuato, abbiamo finito il concerto, perché tutti, il pubblico, sai, a volte sul palco c'è la tettoia che ti copre, figo. Ma ce ne siamo fregati della tettoia, siamo andati là davanti. Ma non è successo solo quella volta, è successo tante altre volte. Una volta in Messico, l'altra volta a Trieste. È bello quando inizia a piovere, rischi tanto perché hai il microfono in mano, quindi è pericoloso. Però noi vediamo i tecnici dietro e ci dicono, tornate per favore, è pericoloso. E noi sì, dopo torniamo. E siamo lì in mezzo a cantare in mezzo al nostro pubblico. Piero, io ti ringrazio, adesso mi collegherò con Gianluca, che è già un po' più preparato perché ha visto quello che hai fatto te, però ci sono cose differenti, per cui si sta... Tanto lo so che sarai clemente con loro. No, mi permetterei mai, assolutamente, perché vi voglio bene a tutti. Ringrazio tutti quelli per il momento che stanno continuando a donare per UNICEF e ricordo che il volo sarà nella cover speciale di Billboard Calling for the Music, che potete trovare scaricando l'applicazione di Billboard Italia. E facendo l'abbonamento, perché tutti i proventi andranno per Music Innovation Hub, i nostri amici addetti ai lavori che in quest'estate, ahimè, non potranno lavorare. Noi ci vediamo dopo, abbiamo anche una bella zoomata, quindi... A farci. Dopo Stefano, ciao a tutti! Ciao, grazie! Anzi, aspetta, selfie, giustamente, selfie. Ok? Ci becchiamo più tardi. Ciao. Allora, abbiamo concluso un terzo del volo, a chiacchierata con un terzo del volo. Io vado subito a collegarmi. Dov'è? Con Gianluca, si è già collegato. Ho un miliardo di richieste, lo troverò, giuro. Dov'è? Gianluca, ti chiedo la cortesia di rimandarmi la richiesta. Nel frattempo vi ricordo ancora che... oltre alla possibilità di avere un meet and greet con il volo grazie all'applicazione di Billboard da scaricare facendo l'abbonamento da 1,99€, potrete anche farlo grazie a uno screenshot di questa diretta, postando poi questo screenshot o inserendolo nelle storie, mettendo l'hashtag For The Music, e vi ricordo di seguire Billboard Italia e Motorola Ita. Allora, adesso vediamo se c'è Gianluca, se lo trovo.
se lo trovo, vediamo, 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 non lo trovo, non lo trovo, vediamo, ragazzi, dovete portare pazienza, che siete veramente tantissime. Dov'è Gianluca? Non lo vedo. Gianluca, mi rimandi la richiesta, ti prego, perché non riesco a vederti, siete tantissimi. Esatto, mi chiedono dove sta Gianluca? Siamo in attesa di collegarci con l'interno desiderato. Nel frattempo, mandate le domande dal pubblico, i nostri notai, i nostri autori le prenderanno per farli a loro. Come va? Sì, bene, le donazioni per UNICE, che l'associazione che hanno deciso di aiutare gli amici del volo, vedo che sta andando abbastanza bene. Ovviamente adesso noi ci collegheremo con Gianluca. Sì, arriva, arriva Gianluca. In effetti Piero ha detto che è sempre in ritardo, però vediamo se lo riesco a trovare. Gianluca. No, non trovo Gianluca. Sapete cosa faccio? Gli mando un messaggino. State lì, state lì, che tanto non abbiamo segreti, siamo in diretta. Gianluca, dove sei? Dove sei? Ti aspetto in diretta. In tutto questo, allora, Gianluca mi ha migliorato. Ora forse è più puntuale, a volte, in effetti a volte. Allora, vediamo un po' se è arrivato Gianluca. Io, Gianluca, 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 Gianluca. Vedo Piero, con... Piero. Mannaggia te che hai detto che era puntuale. Pronto? Non riesco a beccarlo. Oh, ragazzi, non c'è. Non c'è. Non riesco a vederlo. Allora, eppure, ragazzi, oh, faccio una domanda. Magari sta seguendo. Cioè, allora, facciamo un cambio di persone. Chiedo a Ignazio. Aspetta che chiedo a Marta. Se c'è Ignazio, andrei direttamente da Ignazio, gli chiedo se sta seguendo la diretta, vado da Ignazio, se mi dite di sì, in attesa di Gianluca, vado da Ignazio, non c'è problema, tanto siamo qua, ce la possiamo raccontare. Vi ricordo, se vi foste collegati solo ora, questa è la settimana di Billboard Calling for the Music. Sono contentissimo, fino a domenica 10 artisti si alterneranno durante le dirette, ma non solo, ci sarà la possibilità per voi di poterli incontrare grazie a un meet and greet con due modalità: scaricando l'applicazione di Billboard Italia e facendo l'abbonamento, proprio perché tutto l'intero ricavato andrà agli amici di Music Innovation Hub. Dicono che c'è Ignazio, allora vado da Ignazio, facciamo così. Dov'è Ignazio? Mi hai mandato a richiesta Ignazio? Sì, lo vedo. Allora vado da Ignazio, facciamo così. In attesa di Gianluca. Fantastico, ragazzi. Il ritardo. Sto male. Ed eccolo lì. Buonasera. Ah, ho capito, quello è che mese è? Febbraio? No, maggio. No, stavo cercando di imitare Vabbè. Gianluca, visto che lui non c'era, facevo Gianluca. Così, anche così. Aspetta, devo far vedere il muscolo, se no non vale. Come stai? Sto molto bene. Poi so che stai facendo un sacco di cose belle e quindi mi fa particolarmente piacere. Anzi, guarda, spoiler, anche se non vorrei spoilerare, Vai, con spoilera questa tutto. persona qua, tra qualche settimana ci saranno delle gran figate. Infatti, vedi dove sono? Guarda, guarda dove sono. Facci vedere dove sei. Ma allora, ragazzi, Mica stiamo qua a smacchiare i giaguari. ma tanta roba, ragazzi. Allora, detto questo, sei in studio a Modena. Modena? Modena. No, non po posso già chiederti cosa stai facendo, non posso chiederti niente. Certo. Sì, sai che no. Se vuoi te lo dico che sto facendo. Ma... Sì, vorrei saperlo. Allora, da poco ho aperto un'etichetta discografica, la Flocky Production. E sto producendo insieme a questi ragazzi di Modena. Un ragazzo si chiama Nico Arezzo e stiamo preparando l'album e il singolo uscirà il 25 giugno, se tutto va bene. Comunque, fine giugno. Non diciamo nient'altro, capiranno poi, Sì, no? capiranno, capiranno.
Senti, in tutto questo, no? In attesa che... Cioè, comunque vorrei dire una cosa. Così. È vero che Piero è nato il giorno di Leo Messi, lì, ma i piedi gliel'hanno fatti quadrati, però. L'ha detto, però. L'ha detto, dai. L'ha no, detto, ha detto che è nato lo stesso giorno, ma mica che gli hanno fatto i piedi quadrati. Ok, ti faccio una domanda. Vai. Tu per caso sai anche lo spagnolo? Io no. Claro che sì. Allora, claro che sì, visto che stiamo donando per UNICEF, mi fai un annuncio in spagnolo di Bueno, donare perché... allora te lo dico prima in spagnolo e poi te lo dico in italiano perché è interessante la proposta che sto lanciando. Cosa t'ha E scritto, comunque non Piero? sono geloso di Piero, anzi, dovrebbe essere lui geloso di me. Allora, che poi piedoni, 46. Comunque, allora, entonces, hacemos una cosita. Estamos haciendo una, estamos aquí para UNICEF. Para una cosa que decidimos de devolver ese dinero para UNICEF. Y quiero hacer ¿cómo se dice? Un apuesto, así, un challenge. Que si vamos a llegar al término, al final de esta, de direct, como casi live with Billboard, si vamos a llegar a 300 euros, yo voy a hacer una cover della canzone che fu in primer lugar il dia del mio compleanno nel 94. Ma sei il numero uno, ma come faccio a non Allora, volerti bene, lo dico in ragazza? italiano: Ho se capito, arriviamo a dillo. 300 euro alla fine di questa diretta, faccio una cover del brano che è stato in prima classifica, diciamo nel primo in classifica di Billboard nel 94, il 4 ottobre. Ma ragazzi, ma sei il Fighissimo. numero, ma sei fighissimo. Tra l'altro, in tutto questo, Grazie. si è svegliato il terzo. Ci sono, ha scritto Ci sono, e in mo WhatsApp. aspetta, Mo' mo aspetta. aspetta. Allora, io non riesco a non iniziare con il game. Quindi sei pronto? Vai, ma dimmi Allora. che sembra il 90 perché ho studiato nel frattempo un po'. Ah, bene. Allora, il primo Comportamento. gioco. No, mi comporto benissimo. Allora, visto che con Piero abbiamo fatto gli anni 90, Sì. con te abbiamo pensato di farti vedere una foto. E particolare, adesso te la faccio vedere, aspetta qua, Non è un aspetta, porno, no, non è porno. no, mi permetterei mai assolutamente quelli off record, per cui, Ah, ok? ok. Li conosci? No, non li conosco. Ok, allora ci piacerebbe che tu in un minuto, Mi ok, piaceva più quella di prima, però va bene. quindi la categoria è ovviamente... Sanremo? Festival di Sanremo, canzoni che hanno vinto il Festival di Sanremo, in un minuto No, mi minchia, devi sono dare. negato io. Adesso facevi il figo con quell'altro, Ma aspetta, ma adesso questa dici. toccava. Scusa, ma questa No, toccava no, no, Gianluca e me questa la tocca, sono. no, 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 questa toccava a te. Che Ti posso culo. far vedere i test. E Bene. quindi chiedo anche l'aiuto da casa, dovete suggerire al buon Ignazio, a partire da quando vi tirò 3-2-1 via, le L'aiuto del canzoni. Papa ci vuole, altro che da casa. Quindi un minuto, eh? Ok. 3, 2, 1, vai coi titoli. Grande amore. E la scimmia nuda balla. Quella lì. Come si chiama? Vai, Okay. vai, 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 veloci. Come si chiama? Kama Sutra, come si chiama? Che vabbè, quella lì. Comunque sono due. Fai rumore. Aiuto. Grazie dei fiori nella pizza. Volare. Ci arrivo, aspetta. Leggi, leggi che ti aiutano. Leggi, leggi, non mi viene. Come si chiama? Stefano De Battista. Stefano De Battista. L'essenziale, Marco Mengoni. Faccio l'amore in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i cessi, quelli lì. Come si chiama? Valerio Scano. Aiuto, aiuto. Marco Carta. 30 secondi. Adesso tu, Eros Ramazzotti. Soldi, soldi spicci, i miei amici, soldi, soldi, e siamo a 10, aiuto, poi, che c'è quella degli stadio, che ha vinto gli stadio, aiuto, io sono negato, Emma Marrone, l'uomo volante, Marco Masini, sì, ancora, basta, dico, Stop.
Ah, stop, meno male. Quante ne chiedo ai notai, quante ne abbiamo almeno fatte? 12, almeno. Adesso vediamo. Notai, Andiamo, me lo siete dicono. buoni. Notai? Notai. Ma bastava rendere l'idea, no? Non è che per forza il comunque titolo. Siamo... Oh, siamo arrivati. No, ragazzi, pari. Hai fatto come... Ma che 7? Ne ho dette 12! 7 compreso Grande Amore perché hai detto i titoli giusti. Hai detto Volare, non me l'hanno data buona perché nel blu dipinto di blu. C'è una falla in questo gioco. Sentiamo. Voi non mi avete detto specificare i titoli. E qui, guarda, sono... Al momento siete... Sì, ma chiama il notaio di Matteo, Matteo e Maria Luigia, sono loro due. Digli quello Matteo che vuoi. E Maria Luigia, fate un'offerta più conveniente, perché non va bene. Sette, almeno 9. Non è vero, certo che l'hai detto. Ho detto che l'ho detto, che andavano solo i titoli. Non l'ho sentito. Deficit professionale. Va bene, dai, ma ti rifai sicuramente col secondo game, che è Birthday Chart. Ah, ragazzi, okay. Tu sei nato il 4 ottobre del 1994, no? Sì, e sicuramente... il mio stesso giorno è nato... Chi è nato? Non lo so, 8 ottobre pochi sono nati. Tu pensa che molto probabilmente sono stato l'unico a nascere a Bologna quel giorno, perché io sono nato a Bologna. Sì, mi ricordo, certo. E siccome era qua a Bologna, era il San Petronio, diciamo, sono stato forse l'unico a Bologna a nascere. Il brano primo della classifica, cosa che ho scritto quando è rinata la Sinfonia di Beethoven? Cioè, Piero ci dà dentro, eh? Che dice? Che dice? Ha detto che è il brano primo in classifica quando sei nato era la Quinta Sinfonia di Beethoven. Vabbè. Ok, allora andiamo avanti. Allora, 4 ottobre 1994, chi c'era in vetta alla classifica di Billboard Hot 100 US? Ti do 4 possibilità, vediamo se indovini. Sheryl Crow con All I Wanna Do, poi... Non la diresti mai per primo, quindi no. Poi, che ne sai, poi... Aspetta, ripeti. Chi All c'era? I Wanna Do di Sheryl Crow, conosci? Sì. Sì, certo. I make love to love you dei Boys to Men. Non ho sentito che ho ricevuto una chiamata, scusa. I'll make love to you dei Boys to Men. Mi senti? Oh, sì, ti sento, certo. E io non ho sentito niente, senti, perché mi è arrivata una chiamata e non ho capito niente. Dimmi se adesso mi senti che te le ridico. Ti sento. Ci sei? Sì. Ok. All I Wanna Do di Sheryl Crow. I make to love you dei Boys to Men, Always dei Bon Jovi, Don't Turn Around degli Ace of Base. Siccome non lo so, quindi siccome mi piace Bon Jovi, opto per Always. No. Aspetta, però Piero l'ha aiutato, non è che come puoi fare il caino adesso. Cioè... Ti aiuto dicendo che Always in non... posizione era? Always era alla 39esima. Che ci ho azzeccato proprio. Allora, la seconda che hai detto. I'll make love to you dei Boys to Men. L'accendiamo? Bravo! Ciao! Bravo! Ciao! Bravo, Ignazio, bravo, bravo. Allora, ci chiedono se accendi Bon Jovi, se ti piace. Ah, io adoro Bon Jovi. Vai. Lay your hands on me, lay your hands on me, lay your hands on me. Mi piace. Bello, ci piace. Direi che sei stato velocissimo. Siamo stati anche nei te. Vedi, sei stato anche più veloce di Piero. Che certo, con Piero sei stato un quarto d'ora, a me mi sfanculo. No, mi permetterei, tra l'altro non hai cantato niente. Perché? Fai un appello ancora, se vuoi. Ah, ecco. Aspetta, Dai, ci provo. Amore, abbracciami, voglio proteggerti. Siamo il sole in un giorno di pioggia. Stanotte stringimi, baciami là. Siamo musica vera che resta.
Così. Oh, comunque non vorrei dire, siamo ancora a 212 euro, eh. Dobbiamo arrivare a 300 per fare la cover, ve lo dico, proviamoci, andiamo avanti. Assolutamente. Allora, io per il momento, ma solo per il momento, ti ringrazio. Noi tanto, dopo abbiamo anche sta zoomata in cui mi racconterete un po' di voi. Ma dire, io sono contento di avervi in cover di Billboard, ma sai quanto sono contento? Ma anche no, ma tu sai che noi... Allora, quando siamo usciti, allora, col primo album, abbiamo avuto una grande soddisfazione e che noi non sapevamo, eravamo piccoli, ma tutti ci dicevamo, ma voi avete capito cosa siete riusciti a fare? E che cosa? Solo Modugno in America è riuscito ad arrivare tra i top 10 nei Billboard e noi. Ma che cos'è? Che cos'è? Cioè, capito? E quindi con Billboard abbiamo bellissimi ricordi. Peccato, avete avuto la sfortuna di conoscere me, quindi bellissimi. Però voglio dire una cosa. Allora, noi abbiamo preso in causa questa causa UNICEF, che è importantissimo per aiutare tutti. Però è anche bello quello che state facendo voi su Billboard per aiutare i musicisti e tutte le persone nell'ambito musicale. Perché dobbiamo capire che ci sono molti... persone che lavorano per cooperative, che loro prendono gli stipendi ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, dipende. E cosa significa questo? Che cioè, lavorando a gennaio, per esempio, loro guadagnano a marzo. Non avendo più guadagnato da marzo, non avendo più fatto i concerti, loro non guadagneranno per un anno quasi. E quindi significa che queste persone hanno bisogno. E noi siamo i primi, stiamo trovando una formula per aiutare le nostre persone che lavorano con noi tutto l'anno e stiamo cercando la formula giusta, però ogni contributo, ogni euro può essere fondamentale per queste persone che purtroppo lo Stato non le aiuta perché giustamente molti non hanno partite IVA, assolutamente, professionisti. Quindi ci sono tante persone aiutare, ognuno può dare contributo, anche con 10 centesimi. Tanti siamo 60 milioni in Italia, quindi poi tutte le nostre fan di tutto il mondo ci possono aiutare. Io vi ringrazio di cuore perché avete accettato subito questa iniziativa e veramente mi auguro, al di là che poi sono contento del fatto che vi siate messi a disposizione per questo meet and greet che poi faremo con i vostri fan. Ci sentiamo più tardi noi. Cerchiamo di arrivare qua sotto ai 300, così faccio la cover, mi diverto. Anche vado a vedere se trovo il terzo. Vediamo se arriva. Prima che trovi... Vedi che chi c'era il giorno del mio compleanno in prima in classifica? I Boyz II Men. E devo fare Boyz II Men, allora. E dovresti fare i Boyz II Men, sì, al massimo li fai. Ah, mi dicono le domande al pubblico. Però io ho paura che scada l'ora, non riesco a far tutto. Vai allora. Tranquillo, amo tutti. Un bacio a tutti. Ciao. Allora, ringraziamo anche Ignazio Boschetto, 2/3 del volo ce l'abbiamo già avuti e andiamo a vedere se riusciamo a collegarci col terzo che chissà dov'era. Vediamo se lo troviamo. Vediamo se lo troviamo, buon Gianluca. Vediamo se lo troviamo. Vediamo. Allora, eccolo qua. Allora, adesso voglio un applauso da parte di tutti perché è riuscito a fare 20 minuti di ritardo. Attenzione, 3, 2, 1. Ma cos'è? Cos'è? Perché sei rosso? Cosa hai fatto? Mi vedete? Mi sentite? Come va? Dov'eri? Perché hai tolto l'auricolare? Non senti bene? Perché non ho attivato il Bluetooth e quindi li avevo senza motivo, proprio li avevo così, tanto per poterle all'orecchio. Ma senti bene o se no ti richiamo e vuoi attivarle, come vuoi, eh? Adesso ci colleghiamo. In tutto questo, ragazzi, siamo arrivati a 321... Adesso ti sento. Ok, mi senti? Sono contento che siamo arrivati a 321 adesso euro con UNICEF, quindi la cover promessa da Ignazio verrà assolutamente rispettata. Signore e signori, Gianluca Ginoble. Scusate per il ritardo, sono un ritardatario, purtroppo questa cosa non riesco ma ti ancora... Appena, ma ti aveva appena fatto i complimenti Piero, ti ha migliorato tantissimo.
Ogni tanto però qualche defiance purtroppo, Ste, che devo fare? Vabbè, ma non ti preoccupare, non c'è problema. Senti, intanto ti chiedo come stai. Bene, bene, sono successe tantissime cose da quando abbiamo fatto l'ultima diretta ad aprile, giusto? Assolutamente sì. Sì, Beh, sì, sì. pensare a com'è la situazione in questo momento, com'era a marzo, ad aprile, quando partiva quella musichetta con le regole da rispettare, no? Ogni Madonna, tre un mese, minuti partiva mamma questa mia, pubblicità. ragazzi. Abbiamo vissuto dei momenti, ci hanno messo alla dura prova, però sempre con cautela, anche se adesso hanno riaperto delle attività, si esce, vado a fare delle passeggiate al mare col cane, vado a correre spesso, mi alleno in spiaggia, quindi sempre con le dovute distanze, con responsabilità, però. Hai preso un bel colore, il ciuffo ha preso un po' di... Ho con fatto un la... ciuffo un po' più biondo, guarda qua, guarda, vedi? L'ho No. sbiondito, Sei sempre figo, lo l'ho sai. Ogni tanto vedo le sbiondito. tue foto da fotomodello, ci piace molto Eh questa sì, cosa. fotomodello, sì, de noi altri, come dicono a Roma. Senti, allora, ho visto il video di Made at Home che avete fatto con D&G. Io però ero curioso di sapere qualche aneddoto della registrazione del video, anche perché non deve essere stato proprio facile mantenere il tempo in tre location differenti, no? È un montaggio che abbiamo fatto ormai, è stato pubblicato già da una settimana e per noi è stato un grande onore. Dolce & Gabbana è uno dei più grandi orgogli italiani nel mondo da decenni, quindi il fatto che ci abbiano scelto per noi è un grande onore ed è stato bellissimo un po' rappresentare con le nostre voci quella che è l'Italia, come viene vista l'Italia all'estero, no? La classicità, insomma, non solo nella moda, ma nell'eleganza, ma anche nel genere musicale che abbiamo cantato il Nessun Dorma, O Sole Mio, La Nostra Grande Amore. Quindi abbiamo abbinato la musica e la moda in questo modo, a distanza, purtroppo. E per fortuna la tecnologia ci aiuta a stare vicino alle persone. Assolutamente sì. Tra l'altro avete fatto un sacco di cose in questo periodo, davvero. Avete Sì. aderito. Qual è stato tra tutte le varie cose? Ne potrei citartene. Quante ne avete fatte? Ma me le ero segnate tantissime. Aspetta, le vado a ribeccare, che me le sono segnate tutte. Avete fatto. C'era Aspetta, eh. Avete Unicef. fatto. Esatto, UNICEF, poi di UNICEF USA. Poi avete fatto. Made in casa con di Sony Music Latin Iberia e altissimo live. Altissimo, altissimo live. Esatto. Sì. Cioè, comunque eravate insieme ad artisti come Sting, Eurythmics, J Balvin, Luis Fonsi, Pink. Mica, che effetto Ma fa? guarda, arriva un certo punto della carriera in cui in qualche modo bisogna fare le scelte giuste, perché a volte il tempo nell'immediato, quando hai delle voglie, potrebbe darti dei risultati, no? Dei desideri, dei risultati immediati che poi alla lunga potrebbero essere negativi, quando in realtà ci vuole un po' di pazienza, lavorare, fare dei piccoli sacrifici e se fai le scelte giuste nel tempo vengono ripagate. E noi in qualche modo, come diciamo sempre, cerchiamo di seguire i passi dei nostri grandi idoli, come Andrea Bocelli, ad esempio, che il nostro manager Michele Torpedi ne ha gestito per più di 15 anni. Ne saluto Michele perché è Sì, sempre lo carinissimo, devo salutiamo dire la verità. sempre. E diciamo che noi, a volte, essendo giovani, non ti nego che c'è la voglia di fare un qualcosa più da giovani, no? Quando in realtà la nostra chiave del nostro successo è la gente ci apprezza proprio perché in qualche regalando un qualcosa di diverso. E solo con questo genere musicale abbiamo partecipato ad Altissimo, a Unicef, Dolce & Gabbana, ha apprezzato il Nessun Dorma, O Sole Mio, Grande Amore. Quindi è l'unico modo veramente per arrivare al grande pubblico. Quindi per noi è un grande onore, siamo orgogliosi di poter rappresentare questa musica che è il bel canto in giro per il mondo. In tutto questo, io ti ho fatto anche un po' parlare perché volevo un attimo farti mettere a tuo agio perché sta per essere anche con te pronta la challenge di Music List. Hai visto prima cosa hanno fatto i ragazzi? Hai Sì, osservato? ho visto. Allora, la foto che ti faccio vedere È è una foto di Los questa. Angeles. Potrebbe essere, bravo. E il tema sono i tormentoni estivi. Quindi tu. In un minuto mi devi dire
dare più titoli di tormentoni estivi possibili. Ovviamente ti possono aiutare anche da casa. Ok, Soul Sister. Aspetta, hey, te lo dico io. 3, 2, 1, vai. Simple Plan, Summer Paradise. Soul Sister, dei Train. Poi c'è, vabbè, tutti quelli di Baby K che in Italia ormai vanno da anni, no? Giusto, quelli vanno bene, no? Poi, vabbè, Fedez, che cosa c'era? Come si chiamava quella con J-Ax? Italiana, poi c'era... è che poi non mi vengono in mente, presente nome, cose, città? Quando leggi, tu sei leggi, lì... leggi, leggi! Non lo so, non mi vengono in mente, aspetta. Amore e Capoeira, vabbè, poi c'è... quella dei One Direction, crazy 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 till we see the sun, poi qual era, Felices lo 4 X di J Balvin, poi c'è Rockstar di Post Malone che uscì d'estate se non sbaglio, poi c'è aiutami, non posso, poi c'è aiuto, leggi. Vabbè, no. J Balvin, tutte di J Balvin, ormai, pure che ne so, quella lì di Anuel, Osuna, il farsante, poi che c'è Tiki Taki con Selena Gomez, poi c'è Despacito, poi c'è Nera di Rama, che secondo me è un pezzo incredibile quello lì, poi c'è Riccione di Tommaso Paradiso. Finito. Finito, ok, vediamo quanti ne hai totalizzati, il minuto è finito, vediamo se hai vinto, siamo a pareggio, siamo a pareggio degli altri due, 7-7, vediamo che cosa mi dicono i nostri notai e poi passiamo alla seconda challenge. Abbiamo ancora poi io sono un grande fan. Hai vinto, vedi? 8, hai vinto. Poi non mi vengono in mente perché, capito, non ci pensi con la fretta, no? Hai vinto, 8 hai vinto, per cui hai vinto con gli altri due che mi insulteranno dopo nella zoomata, però io sto a quello che dice il notaio. Dato che abbiamo 10 minuti, poi chiude, no, perché su Instagram dura solo un'ora la diretta, parto con la seconda challenge che è Birthday Chart. Quindi tu sei nato l'11 febbraio del 95. Esatto, da buona quale settimana. Cosa c'era in testa alle classifiche di Billboard Hot 100? Ti do un po' di nomi. Allora, The Rhythm of the Night di Corona, Take a Bow di Madonna, Baby di Brandy o Creep delle TLC? Sì, cioè, a me negli anni 90, se tu mi chiedi gli anni 90, secondo me, per me sono i Backstreet Boys. Cioè, tutto quello che hai detto, a parte Madonna, che... Devi indovinarne una di queste, dai. Cosa potrà esserci stato? Prova. Ripetili. The Rhythm of the Night di Corona. Take a Bow, Madonna. Non è, This is the last love. No, quella non è. Poi, c'è Baby di Brandy o Creep delle TLC? Chi? Chi? Come? Ah, TLC. TLC. Ah, boh. Quindi, vai, prova, buttati. Com'era quella di Madonna? Take a Bow. Take a Bow. Barbara, come fa Take a Bow? Barbara. Lo so. Ombra. Guarda, ma non sai che non lo so. Perché? Perché? Mi hai vabbè, proprio preso proprio vabbè, ti arrendi senza neanche mi arrendo, non le conosco nemmeno una, mi credi che non ne conosco vabbè, nemmeno una? Fa niente, non c'è problema. Che te lo tristezza. Dico io. Vabbè, dai, non c'è problema. Al primo posto c'erano le TLC. Ah, aspetta, ma che lei dovevo cantare, che dovevo fare? No, dove sono indovinata? Adesso credevo le dovessi qua. Cantare. No. Allora no, non ho capito niente. Ah, dai, allora rifacciamo, dai, ti faccio la classifica, dai. Allora, vai. Ma te l'ho già detto chi è primo. Non l'ho sentito. Ripeto, perché... Allora, The Rhythm of the Night di Corona, Madonna con Take a Bow, Brandy con Baby o Creep TLC? Allora, TLC primi, secondi Take a Bow? No, però va bene. Allora, indovinato il primo po'. terzo Creep?
No, ma aspetta, Cripson e TLC, vabbè ragazzi, ah, vabbè, lascia fantastico. perdere, lascia Vabbè, perdere. No? chiudiamo con cosa ci canti? Che ti canto? Ti devo cantare qualcosa? No, vabbè, io faccio, se canto io è peggio, quindi direi canta tu. Ok. Guardatelo, abbronzato. Ti metto quando... qui. Durante la giornata non sai cosa fare? Vai a vedere gli esercizi di Gianluca Ginoble. Quando sì. si allena è sempre uno spettacolo. Gianluca allora, Ginoble. E la giornata mi vedi? Vai, sì, certo. Ci sono? Sì. Ci siamo. Levo le cuffie. Sì, ho tolto. Abbiamo 3 minuti e poi chiudo, se no mi uccido. Poi rientra l'audio. Miseria, non c'ho gli accordi. Adesso come faccio? Allora, io dove guardo gli accordi sull'iPad, solo che l'iPad è scarico. L'iPhone sto facendo la diretta. Ma, vai a, vai a cappella, quello che vuoi puoi fare, va bene. Tanto è caduto per i tuoi fan, non ti preoccupare, John. Che peccato, guarda. Volevo cantarti Let It Be dei Beatles, ma non c'ho gli accordi. No. Va bene, non ti preoccupare. E vai a voce, bella col pianoforte. Vabbè, te la devo niente, fare il pianoforte, no? E io poi sono pignolo e preciso, non ce la faccio a farla così. In tutto questo ricordo, va bene, non c'è... Cosa ci fai al volo e a cappella? Quello che vuoi tu. Un ritornello. E poi salutiamo. Che ti posso fare? Non lo so. C'è qualche richiesta speciale? Vediamo cosa ci arriva. Vediamo che cosa ci arriva. Cosa hai ascoltato ieri? Una cosa che ti sta piacendo anche in questo periodo? Ah, in questo momento sto ascoltando Chris Brown, sto ascoltando Steve Aoki, tutte le nuove produzioni con Will.i.am, che mi piace molto. Quello che vuoi tu, davvero. Però non è il mio stile. Se canto Chris Brown non mi sembra proprio il caso. Quindi... Dai, quello che vuoi tu. Allora, vediamo un attimo. Il mondo, dicono il mondo, se vuoi. Sta caricando l'iPad, magari si scarica. Mancano 4 minuti e finisce la diretta. Devi farcela, se no... È che io voglio cantare col piano. Devo vedere se c'è un Vabbè, modo. Intanto che tu cerchi di risolvere sta roba, ricordo a tutti, io tra l'altro non so se hai notato che ciuffo oggi, non riesco neanche a gestirlo, cioè sono veramente scappato di casa, va bene? E in tutto questo ricordo ancora una volta a tutti quelli che si fossero collegati solo ora di scaricare l'applicazione di Bitboard Italia, fare l'abbonamento perché l'1,99 in tutto il periodo della campagna andrà a favore dei Music Innovation Hub, gli addetti ai lavori della musica. Un ringraziamento particolare, lo faccio ancora una volta, vanno a coloro che hanno collaborato in tutto questo, quindi Spotify, Fimi e gli amici partner di Motorola. Vai! When I find myself in times of troubles, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Speaking words of wisdom. Let it be. Vabbè, Oscar, oggi non vabbè. È cantare, oggi va, no. va bene, va bene. Oggi così. Niente perché non ce la posso fare. Quando mi blocco io poi non c'è niente da fare. Non ti preoccupare, va benissimo così. Allora, io ti ringrazio di cuore. Noi ci vediamo tra pochissimo per la zoomata perché ovviamente sono felice di avervi in cover di Billboard speciale for the music. Ti mando tanti baci. Grazie e per aver accettato il nostro invito. E scusami, ma poi io... Ma tranquillo, è stato un piacere. Forte. Ti salutano le TLC. Ciao. Ringraziamo ancora, allora, sono stato dentro all'ora, incredibile. Allora, ringraziamo ancora una volta il volo, primo protagonista di questa settimana di Billboard Calling for the Music, una settimana speciale per gli addetti ai lavori del settore musicale, grazie alla collaborazione con gli amici di Motorola, gli amici di Spotify e di Fimi in favore di Music Innovation Hub, appunto tutte le donazioni verranno
date a tutto ricavato verrà dato loro, quindi scaricate l'applicazione, fate l'abbonamento per tutto il periodo della campagna, ci sarà la possibilità per i più fortunati di poter fare un meet and greet, oppure potrete tranquillamente fare uno screenshot di questa diretta, lo postate o nei vostri post o nelle vostre storie mettendo l'hashtag For The Music e mi raccomando seguite Billboard Italia e Motorola Ita. Penso di avervi detto tutto, ringraziando ancora tutti coloro che hanno dato la donazione per gli amici di UNICEF, siamo arrivati quasi a 400 euro, sono molto contento di questo. Io vi do appuntamento a domani, perché va avanti Billboard Calling for the Music, domani saremo insieme a un giovane cantautore genovese, classe 2000, bravissimo, che spacca, ed è Alfa. Detto questo, da Stefano Fisico è tutto, io vi ringrazio ancora, ringrazio i miei due angeli custodi, quindi Matteo e Maria Luigia, siamo stati dentro allora, non ci posso credere, Billboard for the Music, mi raccomando, seguiteci tutta la settimana, è importante. Cuore a voi perché fate donazioni, mi raccomando. Da Stefano Fisico è tutto. Ciao!